arrivata l'ora del pranzo, qui ci sono gli spinaci che erano quelli surgelati, li ho messi in padella, adesso sto cercando di fare in modo che tirino via tutta l'acqua, ma mi pare una cosa quasi impossibile. Qui ci sono le uova perché andrò a preparare una frittatona, adesso prendo il formaggio e il sale, andrò a fare una frittatona da mettere in forno e poi devo far cuocere le carote. Le vado a mettere nella pentola a vapore, ce le faccio cuocere a vapore e sarà felicissimo Manu di questa cosa. E poi ho le riunioni di scuola, la prima ce l'ho alle 14:20 per parlare della pagella, che comunque sono tutte belle. E poi oggi pomeriggio andremo a fare il formaggio e i. Eccoci qui per preparare finalmente il formaggio. Allora, il formaggio che andremo a fare è un formaggio indiano che si chiama panier, sì. E ci serviranno per farlo 120 ml, nel mio caso perché userò 4 litri di latte, 120 ml di aceto di mele. E poi un cucchiaio di sale. Poi in teoria ci andrebbe il latte intero, ma io ho trovato questo qua che scadeva parzialmente scremato, e allora ho preso questo e farò il formaggio con questo qui. Adesso lo vado a prendere e lo versiamo tutto dentro la pentola. Come attrezzatura invece, diciamo, ci servirà uno scolapasta, un canovaccio, possibilmente, scusatemi la via la voce, bianco, ma poi un contenitore dove raccogliere poi siero del latte che andremo, diciamo, a scartare per fare il formaggio. Allora, adesso accendiamo sotto il fuoco e lo facciamo scaldare. Se avete un termometro da cucina, non deve superare i 95 gradi. Se invece non lo avete, lo dovete far scaldare ma non bollire.
Quindi adesso io vado ad accendere e poi guardo se il mio termometro funziona ancora, altrimenti farò senza. Allora, quando è pronto, più o meno ci sono voluti 15 minuti, non lasciandolo troppo alto perché sennò si appiccica sul fondo. Andiamo a spegnere e adesso passiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Ok, ho dato una mescolata per vedere che non si fosse attaccato sul fondo. Adesso andiamo ad aggiungere un cucchiaio di sale, però non un cucchiaio super pieno, un cucchiaio così. E mescoliamo in modo da farlo sciogliere bene. Dopo qualche minuto andiamo ad aggiungere l'aceto di mele e mescoliamo. L'aceto di mele adesso farà, diciamo, il suo lavoro. Adesso lo lasciamo qui a riposare, mettiamo un coperchio, 5 minuti, e poi ci rivediamo tra appunto 5 minuti. Allora, una volta che è passato il tempo, mettiamo un contenitore sotto per appunto raccogliere il siero. Poi prendiamo uno scolapasta. Dipende dalla quantità di latte che avete usato. Se avete usato 2 litri di latte, come in genere ci sono le ricette, avete bisogno di un tipo di scolapasta. Se invece avete usato come me tipo 4 litri di latte, ve ne servirà uno più o meno così. E poi lo strofinaccio bianco lo andate a posizionare qui così. Tanto va dentro, continua ad andare dentro. Ok, a questo punto prendete la pentola e facendo attenzione perché è molto molto caldo, lo andiamo a rovesciare qua dentro. Continuiamo a versare fino a che praticamente non l'abbiamo versato tutto quanto. Bene, come vedete qui col panno, quando vi sembra che a voi sembra che è strizzato bene, lo lasciate girate nel panno dentro lo scolapasta e prendete una pentola piena d'acqua e ce la mettete sopra come Adesso lo peso. lasciamo qui una mezz'oretta che raffredda e poi lo andremo ad aprire e vedremo com'è venuto. Non sarà venuto perfetto e non è venuto tanto perché cernava il latte intero. Ma il siero del latte non lo sprechiamo e lo useremo per fare qualcos'altro domani, che poi vi dico. E il latte intero va bene, sia quello fresco che quello UHT. Diciamo che parzialmente scremato, ce l'hanno già scremato, quindi non è che ce n'era più tanto da prendere. Però, anche se è poco, intanto è latte e formaggio fresco. Comunque, come vi dicevo, col siero faremo Allora, qualcos'altro.
È passata mezz'ora, anche un'ora, lasciatelo pure lì. Più sta lì e più con la pentola sopra si compatta bene. Quindi una volta trascorso il tempo, ogni tanto andate a levare la pentola, lo toccate quando è freddo e vi sembra che è bello compatto e a posto, levate la pentola, prendete il canovaccio e prendete un piattino o un piatto piano e lo capovolgete. Adesso lo facciamo insieme. Vedete, è venuto, non benissimo, ma è venuto. L'ho assaggiato, è senza sale perché rimane un po' tipo il primo sale, così. Diciamo che poteva venire meglio. Non so bene, mi sono successi un po' di intoppi nel mentre, quindi diciamo che va bene. Comunque è buono. E niente, prenderò le fusce. Stelle, scelle, non mi ricordo come si chiamano. E così almeno la prossima volta lo proviamo a fare in un altro modo. Magari proviamo a fare anche la ricotta e tutto quanto. Rimane più facile perché basta rovesciarlo lì dentro e quello che ha, diciamo, fermentato rimane lì e tutto il liquido scende giù. Invece così è un po' più, bisogna strizzarlo, è un po' più complicato. Però diciamo che da sbriciolare così tipo sulla pasta è buono e non è assolutamente salato. Infatti col siero del latte andremo a fare tantissime ricette di diverso tipo e non vedo l'ora di prepararle, di farvi vedere anche cosa mi si può riutilizzare il siero, perché secondo me è veramente cioè, una cosa interessante anche da fare con i bambini. Comunque adesso vado a scolare la pasta così almeno mangiamo e poi dopo vi faccio vedere cosa ho preparato.